Dopo Costantino Monteverdi, che come sapete un paio di settimane fa ha detto alla nostra emittente che è pronto a ricandidarsi per correre alle prossime elezioni di Bedogna come candidato sindaco, ora il nodo da sciogliere è quello dell'attuale sindaco Carlo Berni. Si ripresenterà o meno, certo mancano ancora tanti mesi e i giochi sono ancora tutti aperti. In questi giorni abbiamo avuto tempo di stare con le persone, di stare in mezzo alla gente, a Borgotaro, ad Albareto, a Compiano e anche a Bedonia. A Bedonia la domanda che si fanno tutti nei bar è: Carlo Berni si ripresenta o non si ripresenta alle elezioni? Farà il capolista? Farà ancora il sindaco? Perché Costantino Monteverdi ha sciolto le riserve, ha rilasciato a questa emittente un'intervista ben circostanziata e ha spiegato bene quali sono le sue idee. Da Carlo Berni non abbiamo ancora saputo nulla, non sappiamo se si ricandida come sindaco. Alcuni mesi fa aveva escluso categoricamente di ripresentarsi per motivi personali, per motivi legati alla sua professione, alla sua famiglia, legittimi, però da allora non si è più saputo nulla. Quindi, sempre facendo un rimbalzo della nostra emittente, Carlo Berni, ti ripresenti alle elezioni come sindaco o no? E restiamo a Bedonia, dove venerdì 18 alle 20:45 presso la sala consiliare del municipio si terrà un incontro dal titolo Pesca in Alta Valtaro e Ceno. Cosa cambia? Ci sarà l'illustrazione della nuova legge regionale, interverranno gli amministratori di Bedonia, l'assessore alla fauna selvatica ittica della provincia di Parma, Ugo Danni, e il dirigente del servizio risorse naturali, sempre della provincia, Antonello Barani. Ovviamente i pescatori sono invitati. L'ultimo ritrovato in casa Bruschi Funghi è il porcino liofilizzato. È un prodotto decisamente innovativo, pronto già all'uso, che mantiene intatte le stesse caratteristiche del fungo fresco, aroma compreso. Massimo Bufo, Bruschi Funghi, senti, un prodotto completamente innovativo. Spiegaci che cosa sono questi e come si fanno in linea di massima, senza spiegare troppo. Questo è un prodotto veramente innovativo, è un prodotto che si ottiene grazie a una tecnica diversa da quella che normalmente siamo abituati a vedere, che è l'essiccazione. Questi sono prodotti in cui l'acqua viene eliminata per sublimazione, è un processo che viene chiamato liofilizzazione, ma il prodotto rimane uguale al fresco e mantiene la stessa carica aromatica del fresco. Di quanto tempo ci avete messo a sviluppare questa confezione, questi prodotti? Quanto tempo sviluppo e ricerca? E qui abbiamo lavorato ormai un anno e sta uscendo adesso, quindi circa 12 mesi. Senti, mi hanno detto che avete avuto un'accoglienza veramente incredibile con le coppe, ad esempio. Esatto, è un prodotto che sta trovando un ottimo risultato di mercato, interessante, su un prodotto come i funghi che hanno bisogno di innovazione perché è un prodotto maturo. Il trovare un prodotto che si presenta simile al fresco ma che si può conservare a temperatura ambiente e che non richiede tempi di ammollo è sicuramente un grande vantaggio per il consumatore. Questo lo si butta dentro il risotto, 60 secondi ed è pronto. Questo è un prodotto che non richiede ammollo, per cui lo si butta qualche minuto prima della fine cottura in un risotto o in un sugo ed è subito pronto e rilascia tutti gli aromi del fungo porcino. Senti, quanto avete investito su questo progetto, si può dire? Ma è difficile dirlo perché noi lavoriamo tutti i giorni cercando di dividerci tra la ricerca e il lavoro quotidiano. Quindi risulta difficile. L'investimento grosso è quello che effettuiamo ogni giorno per cercare di farlo conoscere sul mercato. Si parla di migliaia o di milioni di euro? No, di migliaia. Purtroppo la nostra dimensione non ci permette di spendere milioni di euro, che forse sarebbero quelli necessari per far conoscere questo prodotto a un pubblico molto più ampio. Ultima domanda, solo porcini? Solo porcini, per ora. La scuola dell'infanzia a casa del fanciullo organizza una serata a tema per le famiglie dal titolo Mettiamoci in gioco. Relatore il dottor Enrico Carosio, formatore, pedagogista, collaboratore dell'Università Cattolica di Piacenza. L'appuntamento è per domani sera alle 20:30 presso la Sala Rossa di Casa Molinari. Il meteo di domani, giovedì 17 ottobre, sereno e soleggiato, le temperature minime in lieve diminuzione, valori tra 8 e 10 gradi, le massime invece in leggero aumento tra i 18 e i 22 gradi, i venti saranno deboli variabili. Vi lascio ai programmi della serata, cominciamo intorno alle 20:45 con lo spettacolo musicale Mille Voci, al quale seguirà poi in chiusura il nostro TG. Grazie per l'ascolto, vi auguro un buon proseguimento, a domani.